Ecco, noi ci colleghiamo però subito, torniamo a Lampedusa, torniamo da uno dei nostri inviati, Matteo Parlato. Matteo, sei in linea? Buongiorno, buongiorno a Lampedusa. Il Papa ha appena finito di parlare, la gente sta defluendo dallo stadio. Allora, raccolgo una domanda che era partita dallo studio. Secondo voi questo Papa è rivoluzionario? Questo Papa è uno di noi, è un grandissimo e ci appartiene. Qual è nel suo discorso un passaggio che vi ha colpito più che degli altri? Allora, l'omelia, quando appunto ha detto di questi immigrati sono nostri fratelli e dobbiamo un po' guardare intorno a noi cosa succede e non fingere di chiudere sempre gli occhi e di non sentire e di non vedere. Colpiti da questo Papa? Oh, tantissimo, ho pianto tantissimo. Tantissimo, ha dato un segnale forte di solidarietà, di accoglienza a quello che si è sempre fatto a Lampedusa. Comunque, se posso fare, diciamo, chiudere, vi assicuro che quando il Papa qui ha salutato esplicitamente i lampedusani c'è stato veramente un boato. Questa popolazione che si merita finalmente ha avuto un giustissimo riconoscimento per la loro grandissima pazienza. E se non avete altre domande, da Lampedusa. Grazie, vi Matteo. La linea. Vania, l'ultima parola.